Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Questa settimana vi sorbirete tutti i video in stile giappo, cioè non in stile giappo, ma con dei contenuti giapponesi, perché oggi devo aprire con voi queste due scatole, cioè in realtà io le ho già aperte, le ho già sbirciato, però volevo farvi vedere il suo contenuto. Sono due aziende differenti, la prima è la Doki Doki, con questo abbonamento mensile. Non sono stata a leggere le varie regole e tutto quanto, però credo sia l'abbonamento delle classiche box, dove dentro ci mettono tipo per ogni mese dei prodotti vari, sempre in stile kawaii, e qui dentro credo ci siano i prodotti del mese di febbraio. Apriamole insieme, questo pacco che vedremo più avanti, quindi dopo quest'altro della Doki Doki. E questo qua è un pacco che viene da The Fortune Cookie Soap, tutti e due. Li ho visti nel video di Cutie Pie Marzia, che sapete è la ragazza di PewDiePie, che io adoro. Prima vi faccio vedere Doki Doki, apriamo insieme questa. Assomiglia un po' alla scatola, all'abbonamento che aveva aperto Roby, che era la Kawaii Box, esatto. È molto simile, solo che questa appunto è la Doki Doki, come vi dicevo. Aprendo ci sono tutti i prodotti che io, come vi ho già letto, ho sbirciato. Esatto, sì, è del mese di febbraio, c'è scritto qua. Tiriamo su la prima cosina che vedo, che userò perché sarà perfetta secondo me per una delle mie tante agende. Sono quei gioiellini da attaccare tipo alle agende, o si può anche volendo usare come portachiavi. Ma vedo che questo è fatto apposta come segnalibro. Che tenero! Spacco tutto, altrimenti non si vede niente. Oddio, ma si muove la testa! Oh, che carino! Tipo, funziona anche come pendolo quando fate le domande sulla tavola Ouija. Questa clippettina che servirà per tenere conto di dove siete, insomma, nella vostra pagina. Io, dato che non ho un segnalibro nella nuova Discagenda, credo che lo utilizzerò proprio come segnalibro della settimana corrente. Quindi veramente molto molto utile. Questo non ho capito bene che cos'è. È una palla tipo di plastica che si apre. E dentro c'è questo omino giallo, che ho già visto, però non so di che cosa sia. Oddio, sembra nuovo a guardarlo bene. Questo è il tour e questo è l'albume. Che tenero. È un ovetto un po' triste. Guardate che faccina che c'ha. È il tuorlo e questo è l'albume. E il tuorlo ha preso vita, hai un pelo in bocca. Oh mio Dio, ma che idiota! Questa mica è Sakura? Oddio, lo guardavo pure sto cartone, mica mi ricordo come si chiama, eh? Morbido. Anche questo da utilizzare come portachiavi. Abbiamo un altro segnalibro, però con una ranocchia. Che carini! Sono molto utili questi segnalibri. Stavolta il filo in caucciù è arancio, perché sta bene con la rana. Kermit la rana. In questa rana non si muove la testa, ma si muovono le zampine. Wow! Fa palestra. È molto snodato. Poi abbiamo un coso che... Oh, un fischietto! Ti romperò le palle. La gente con quel coso. Ti romperò molto le palle. Un orsetto di rigitraffico, perché c'è il braccino così e fischietto. Qui dentro c'è un altro peluche portachiavi. Vanno matti loro dei peluche portachiavi, noto. Ma che cavolo è? Ma che cos'è? Ma perché? Cos'è? Cosa mi rappresenta sta cosa? Al primo impatto mi è sembrato tipo l'Algarori con il riso. Però no, però è davvero morbidissimo e hanno queste faccine buffe. Poi, non ho idea di che cartone sia, qua c'è scritto Kiki's Delivery Service. Ma sembra l'una. Ma è una pochettina. Oh, è super cute anche questa. Vabbè, è una pochettina a forma di gatto, che a me ricorda molto l'una. Carina, mi sa che la uso questa. Poi qui abbiamo rappresentazioni di cartoni. Vediamo cosa ho trovato io. Sì, ho trovato Sakura, mi sa. Vabbè, è da assemblare. E in questa invece... Ah, è un gattino grigio. Però non fa niente di che. Ah sì, si muovono gli occhi, si spostano a destra e a sinistra. Un moschettone a forma di farfalla. Sempre come portachiavi, perché loro sono fissati con i portachiavi. E questi sì che li userò. Non sono bellissimi, devo essere sincera. Però sono dei post-it di questa tipa qui. Molto simpa. Ah no, sono due, doppi. Perfetto. O hanno sbagliato, me li hanno messi due... apposta. Non so però di che cartone o di anime sia. Fatemelo sapere. Se lo sapete, fatemelo sapere. Niente, questo era il contenuto della Doki Doki. Io direi di proseguire col pacco più, secondo me, allettante di tutto ciò, che è Fortune Cookie Soap. Apriamo. Loro mi hanno mandato la box, credo anche loro quella di febbraio, perché all'interno c'è la sì, esatto, The Soap Box. Che è quella, anche questa con abbonamento mensile. Che quella, anche questa, perdonate il mio linguaggio. Poi mi hanno fatto scegliere altri prodottini, dato che non ho mai provato niente dal loro sito. E io ho scelto questi sali da bagno, che sono rosa. E non mi ricordo più la profumazione, perché li ho ordinati circa 3 settimane fa. E non mi ricordo di che profumazione li avevo presi. Credo zucchero a velo. Ce ne sono un sacco. E poi ho preso questo qui, che è un deodorante con questi piedini di elfo. E non è al sapor piedi di elfo. Cotton Headed Ninny Muggins.
Non ne ho idea. Però è una fragranza natalizia e credo sia comunque fresca. Delicato, non è tanto. Non l'aspettavo profumatissimo. Sa di sapone, cioè il classico sapone, quello della saponetta bianca. Questa nota di freschezza che non so descrivervi. Io dovrò provare e mi annuserò le ascelle allegramente. Poi ho scelto il Lip Scrub, che anche qui ne ho scelti due, perché c'erano queste profumazioni che mi ispiravano un sacco. Cupcake e In The Loop. In The Loop suppongo sappiano di cereali, perché ci sono raffigurati dei cereali, quelli classici americani, tutti super colorati. Questo qua invece ha il sapore di cupcake ed è giallo. Questo qua invece è tipo un lavanda. È pieno fino all'orlo. No, scherzavo. Sa di cereali, ma tipo anche di pavimenti. Oddio, ma è stranissimo, tipo un insieme di profumi. Sa di lavapavimenti, tipo quel profumo di fiori che rilascia quel lavapavimenti classico. Però purtroppo ho notato che lo zucchero si è compattato tra tanti. Però vabbè, rilascia abbastanza olio, vedo. Sa di lavapavimenti e cereali. Questo non sa di niente, mi sa che è evaporato un po' il profumo. È più consistente rispetto all'altro. Qui invece abbiamo un lecca lecca con sopra il logo Fortune Cookie, appunto biscotto della fortuna. Lo darò a mia nipote sperando sia un lecca lecca in un pezzo di sapone, perché da questa marca non si sa mai che cosa aspettarsi, perché fa tutte queste cose carine però con le forme dei cibi. Questo invece è il prodotto che non vedevo l'ora proprio di ricevere, perché è un olio per capelli. La profumazione l'ho scelta proprio a caso. Ce n'è abbastanza. No, è olio. Ah, il profumo non è male. Ok, l'olio per capelli secondo me è la cosa più figa tra insieme al deodorante. Il profumo è tanto delicato e sa di olio per capelli classico. Apriamo The Soap Box. Questa l'apro con voi perché non l'ho ancora aperta. Ok, questo è il suo interno. Ecco qua, tutti i prodotti all'interno della box. Che carino, non vedo l'ora di annusarvi. Questo qua è il sapone, dentro questa favolosa bustina, che come quando andate a comprare i dolcetti in panetteria, che vi mettono questa bustina qui. Oh, ma dai. È proprio un sapone. Che buono. Questo è molto più profumato, veramente buono. Anche questo un profumo che non riesco a descrivervi, molto delicato. Però all'interno, come ogni biscotto della fortuna, c'è il bigliettino. Questo qua invece è un olio per cuticole. One C c'è scritto. Proviamolo subito. Bellissima la confezione, perché c'è questo prelevatore a schiaccio. È proprio un olio per cuticole. Delicato, questo sa tipo di vaniglia, un po' più dolce come fragranza. Ed è molto olioso, quindi ne basta veramente poco, perché io ne ho messa una goccina e la sto utilizzando per tutte le cuticole. One C, questo approvato. Poi quest'altro qui invece si chiama On Hair ed è un shampoo bar, quindi è uno shampoo solido per capelli. E dentro ci sono queste codettine bianche. Non so se qua descrive tipo la fragranza. La fragranza fresca, esatto. Fresca e primaverile. Parola del giorno, fragranza fresca. Minchia, Gloria, di cosa sa fragranza fresca? Quest'altra invece, questa esplosione di freschezza di limone, parsley. Ha un profumo stranissimo, però è buono. Si sente il limone, però è buono. Anche questo non vedo l'ora di usarlo. È per la doccia, però mi sa che questo è tipo una bomba. Shower steamer, esatto, mi sa che è una di quelle bombe da bagno che quando le mettete nella vasca fanno tutte le bolle. Poi abbiamo questa che si chiama Disco Tree, una crema normalissima, una crema corpo, sandalo e berries. Wow, oddio, una consistenza stranissima, sembra tipo la panna. Il profumo è veramente leggero, spero che sia comunque molto idratante, se ha questa poca profumazione. Adesso si sente meglio a scaldarla, esce fuori il profumo. Devo essere sincera, tutti questi prodotti hanno una profumazione simile tra loro. Poi a quest'altra che credo sia sempre una bomba bagno, Pedi Bomb, perfetto, questa è una bomba per i piedi. Molto idratante, per quando vi fate appunto il pediluvio. Adesso ho questo profumo nell'aria solito e non riesco a distinguerlo. Questa forse la proverò più facilmente rispetto alle altre, perché ho la macchinetta proprio per farmi la pedicure, che fa anche i massaggi. Penultimo prodotto, Paradise Found Petal Perfume. Oh, questo è un profumo! Profumo petaloso. Che palle questo petaloso. Comunque è un profumo di fresia, petali di rosa, mango fresco e fragole, con un sottotono di tonka bean, quindi fagioli tonka, non lo so, e ambra, è a roll on. Che buono. Questo è buonissimo, questo mi piace. La cosa figa di questi prodotti sono tutti naturali. Mamma. Poi al suo interno possiamo notare tutti gli ingredienti. Ultimo prodotto, This Thing OCD Hand Sanitizer. Bello. Questo è fichissimo, lo metto in borsetta. Tra l'altro cercavo un disinfettante per le mani, perfetto. Dolce vaniglia, arancia, sottotono di limone e note delicate di fiori. Ci metto tanto a leggere perché è tutto in inglese, quindi ora che traduce la mia mente ci metto 80 anni. Però vabbè, proviamolo. È tipo questo gel rosso, che fresco. Lascia anche le mani morbide. Buono.
Questo è veramente buono, evapora subito. Questo si sente molto l'arancia. Diamo i voti tra quelli della box primaverile 2016. I miei prodotti preferiti fino adesso mi sono piaciuti un sacco sono appunto hand sanitizer, quindi questo qua, l'olio per le cuticole, il profumo, e a questi tre li do 9,5. Mi ispirano le bombe, purtroppo non so dargli un voto perché finché non le provo non so dirvi. Poi invece dai prodotti che ho scelto io, ah no vabbè, mi piace tantissimo anche questo, il sapone, quello classico della Fortune Cookie, quindi anche questo non vedo l'ora di usarlo, e sono curiosissima di provare lo shampoo, quello solido. Questi qua che sono il deodorante e l'olio per capelli che mi è piaciuto tanto. E gli altri scrub no, ci sono rimasta male, pensavo fossero un po' più profumati e soprattutto non così secchi. Ci metterò io dentro l'olio di mandorle per ravvivarli un attimo. E niente, questi erano gli spacchettamenti di queste cose molto giappo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nell'info box vi metto comunque il link di queste due box. Spero che vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!